Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video degli acquisti di naturali di dicembre ed è in collaborazione come ogni mese con altri canali piccoli come i miei. I link delle persone che partecipano a questa collaborazione li trovate come al solito giù nell'info box. Saluto e mando un bacio a tutti quelli che fanno parte del gruppo, anche se per ora siamo pochi. Chi volesse partecipare, però, ovviamente è ben accetto, quindi potete scrivermi a me o alle altre persone. E vi mostro che cosa ho acquistato. Non sono tante cose, però sono cose che volevo da tempo e per questioni di prezzo non ho mai acquistato, anche se le puntavo. Poi ho trovato un sito che stava chiudendo, un sito online che stava chiudendo, non ricordo neanche il nome, ma tanto ormai è chiuso. E quindi vendeva tutto, mi sembra, al 50 o al 70 di sconto, per cento di sconto. Quindi ne ho approfittato per acquistare quelle cose che non avrei acquistato a prezzo pieno. E ho preso due pennelli di Puro Bio. I pennelli di Puro Bio sono i miei preferiti in assoluto, io li adoro, ne ho due, anche quelli presi scontatissimi, anzi ne ho tre, e mi ci trovo divinamente. Sono dei pennelli che durano tantissimo, di qualità, e quindi il prezzo effettivamente, insomma, valgono il prezzo che hanno. Appunto, però, per le mie tasche sono un po' tanti, più che altro perché comunque io dei pennelli già ne ho e quindi niente, ne ho approfittato adesso. E che cosa ho preso? Li ho anche lasciati in scatola per mostrarveli. Ho preso il numero 10, che è ideale per i fluidi e per i prodotti compatti. Non vedevo l'ora di farvi il video per buttare via le scatole, che è questo qua. Setole come al solito molto molto morbide, questo. Poi ho preso il numero 08, che invece è ideale per gli ombretti in polvere compatti o minerali. Questo qua, devo dire che io pennelli occhi ne ho un po', ma sono tutti uguali, non mi ci trovo molto bene, quindi ho provato un po' a prendere questo e vedere come mi trovo. Poi, sempre due pennelli, però questi non sono, diciamo, non sono costosi in realtà, però già che c'ero, ho preso anche questi. Ho preso due pennelli di Benecos, questo qua, e sono veramente enormi. Allora, uno è questo qua, anche questa ha delle setole molto molto morbide e è tipo per le ciprie, e poi ne ho preso un altro per gli occhi un po' più di precisione. Non so come siano i pennelli di Benecos, devo dire la verità. Mi ispiravano, erano carini, costavano pochissimo e quindi ho voluto prendere anche questi. Poi ho preso tre prodotti labbra. Allora, uno è quello che ho sulle labbra adesso ed è il rossetto di Puro Bio, il numero 04. Io ne ho due di rossetti Puro Bio, questo è il terzo, mi trovo divinamente. Non seccano le labbra perché sono cremosi, ma allo stesso tempo si fissano e rimangono lì e non si spostano. La profumazione che hanno è buonissima. E sono molto scriventi, sono prodotti di qualità anche questi, quindi visto che era scontato, io non ero molto sicura del colore, e ho detto vabbè, costa così poco a questo punto che lo prendo, se il colore è un po' sbagliato al limite lo regalo a qualche mia amica, in realtà mi piace e me lo tengo. Poi ho preso sempre di Puro Bio una tinta labbra. Le tinte labbra le sto occhiando da tantissimo, da quando sono uscite, ma non ho mai avuto il coraggio di prenderne una perché il prezzo non è bassissimo, anche se non è altissimo, e avevo un po' paura della qualità, cioè non della qualità, però avevo paura che fossero un po' troppo cremosi, magari che si spostassero sulle labbra. Devo dire che in realtà non lo fa. Io ho preso il colore numero 07, è un colore molto molto bello e devo dire che è scuro. Anche in questo caso la profumazione è fantastica e devo dire che una volta seccata non si toglie con niente. Mamma che buona! E quindi niente, sono molto contenta di averla presa. Scusate, ma il gatto. Sono molto contenta di averla presa e mi piace un sacco. E poi, ultimo prodotto, anche questo però non l'ho utilizzato, ho utilizzato solamente rossetti di Puro Bio. Ho voluto prendere questo qua di Neve Cosmetics, è il burro cacao Yam Tint, com'è che si chiama? Si chiamerà così, boh, non so pronunciarlo. Comunque è il burro cacao, quello colorato. Anche questo, da quando è uscito lo volevo, costa troppo per essere un burro cacao così piccolo perché ha 2 ml di prodotto, finisce subito, però costava praticamente niente con lo sconto che c'era, quindi ho voluto prenderlo e provarlo perché le mie amiche
mi hanno detto che è fantastico. Quindi questi sono stati gli acquisti di dicembre. Fatemi sapere se voi avete provato qualcosa di questi prodotti e se avete altri prodotti da consigliarmi. Io vi saluto, mi raccomando passate anche dagli altri canali e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!